crostate o biscotti, grazie alla pasta frolla, uno tra i più importanti impasti base della pasticceria, potrai preparare queste ricette senza problemi. Gli ingredienti sono pochi e c'è solo una manciata di consigli che devo darti per farti ottenere una pasta frolla insuperabile. Se hai tutto in dispensa, si comincia! Soltanto pochi ingredienti e sono burro freddo a pezzettini, farina, scorza di limone, zucchero a velo e uova. Esistono tre tipi fondamentali di pasta frolla, quella classica in cui si lavorano prima tutti gli ingredienti e solo alla fine si unisce la farina, poi quella montata in cui si comincia a montare il burro insieme allo zucchero con le fruste. E infine, quella che vediamo oggi insieme, la più pratica e veloce, la frolla sablé, o in italiano sabbiata. Comincio versando la farina nel mixer, possibilmente una a basso contenuto di glutine. Poi unisco il burro freddo a pezzettini. Ma se vuoi una frolla più dorata, aggiungi del miele. Chiudo il mixer e aziono le lame. Eccolo il composto sabbiato di cui ti parlavo. La farina, così intrappolata nel burro, formerà meno glutine, garantendoti perciò una frolla più friabile. Adesso posso continuare ad aggiungere gli altri ingredienti e decidere se lavorare sul piano da lavoro oppure direttamente nel mixer. L'importante è che le lame mescolino a bassa velocità, giusto il tempo per compattare l'impasto. Continuo aggiungendo le uova. Poi lo zucchero. A te la scelta. Questo a velo donerà una consistenza molto fine. Quello semolato invece renderà la tua frolla molto più alveolata. Adesso gli aromi. Io utilizzo la scorza di limone, che è acre e profumata, ma in aggiunta o in alternativa puoi utilizzare la scorza di un'arancia, i semi di una bacca di vaniglia o delle spezie dolci. E riaziono le lame, come ti dicevo, a una velocità più bassa. Ecco l'impasto pronto, lo trasferisco sul piano da lavoro e lo compatto un po' con le mani. A questo punto allora dovrai recuperare la frolla, basterà aggiungere un po' di uova o un po' di burro e tornerà perfetta. Ecco il mio panetto. Lo avvolgo nella pellicola trasparente e lo faccio riposare in frigorifero. Così il glutine si rilasserà e intanto il burro tornerà freddo. Beh, normalmente si consiglia almeno una mezz'oretta, ma se vogliamo essere precisi, la frolla deve riposare almeno 10-12 ore. Ricordati, al momento dell'utilizzo, di battere la frolla con un matterello, così da restituirle un minimo di calore. Poi potrai stenderla con un pizzico di farina sul piano da lavoro oppure a secco tra due foglie di carta forno. Come ti dicevo, la pasta frolla si è trasformata in crostata e biscotti. Ma come regolarsi per la cottura? Il mio consiglio è quello di seguire la ricetta a cui fai riferimento, perché non c'è una regola fissa. In generale, per le crostate farcite è meglio una temperatura medio-bassa, tra i 150 e i 170 gradi, mentre per i classici biscotti o le cotture alla cieca o in bianco, 180 gradi sono l'ideale. Ci sono ancora tante cose da sapere, ma almeno adesso sono sicuro che sei tutte le basi per preparare un'ottima pasta frolla. Quale di queste ricette ti ha messo appetito? Preparale anche tu e poi fammi sapere.